Molise del mondo in 3 minuti, ci mettiamo onestà, ci mettiamo una squadra di persone capaci che oltre a dire dei no sanno anche costruire, perché hanno amministrato comuni, hanno amministrato aziende, amministrano anche l'azienda più importante che è la famiglia, perché se uno riesce a tenere insieme i suoi figli e l'intera comunità vuol dire che qualcosa sa fare, dipende da voi. Vi chiedo solo domenica di informarvi e di partecipare. Ecco, la cosa che non comprendo sono quelli che si lamentano e poi quando hanno l'occasione di cambiare qualcosa e di partecipare stanno a casa. Chi domenica non vota, poi però per 5 anni almeno resti zitto e non si lamenti se qualcosa non funziona a Montenero o nel resto del Molise. Noi vi mettiamo a disposizione la possibilità di cambiamento e dove governa la Lega le cose, se ci votano da 25 anni, le cose evidentemente funzionano. Quindi mi aspetto di tornare in mezzo a voi raccontandovi che cosa stanno facendo le nostre donne, i nostri uomini in regione e che cosa sto facendo io. Poi ai giornalisti che mi stanno chiedendo, ma allora oggi hai sentito Di Maio, hai sentito Berlusconi? Io ripeto, oggi parlo solo del Molise. Oggi non parlo né di Di Maio né di Berlusconi. A meno che non li incontri a Montenero più tardi, sia Di Maio che Berlusconi. Non è... E allora tutto può essere. No, scherzi a parte, io ho solo detto che al governo io sono pronto ad andare domani mattina, non perché sono bravo e bello io, ma perché c'è una squadra all'altezza. L'unica cosa che per coerenza non accetterò mai di fare è di andare al governo con la sinistra e col PD che sto combattendo da 6 anni. Evidentemente non posso prendere in giro chi mi ha votato un mese fa facendo finta di nulla, andando al governo con Renzi quando voglio cambiare la legge Fornero, voglio cambiare la riforma della scuola, la riforma della giustizia, le leggi che sull'immigrazione, sulla sicurezza, le forze dell'ordine, le maestre, i vigili del fuoco, quindi non posso farlo con chi queste leggi le ha approvate evidentemente. Spero che tutti gli altri mi diano una mano a cambiare questo paese senza aspettare che questo paese si svuoti. Nascono sempre meno bambini, ormai scappano i giovani per studiare e per lavorare all'estero, scappano anche i pensionati che se lo possono permettere vanno in Portogallo, vanno in Spagna a pagare meno tasse, scappano le aziende. Io ero a Bari settimana scorsa e ci sono tantissimi insegnanti universitari e studenti che vanno a studiare e insegnare medicina all'Università di Tirana in Albania, dove si paga meno, il costo della vita è meno caro e dove non ci sono numeri chiusi, e quindi noi ci stiamo facendo fregare studenti, professori e aziende dall'Albania. Non stiamo parlando della competizione con gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Per colpa di uno Stato che chiede troppe tasse e ha troppa burocrazia, noi stiamo perdendo il meglio del nostro futuro. Quindi non prometto miracoli, non prometto redditi a casa, io preferisco abbassare le tasse a chi crea lavoro e a chi porta lavoro, non garantisco i soldi a caso per chi sta a casa, questo non sono in grado di garantire, di riuscire a pagare qualcuno che poi magari fa il lavoro nero e mi fa concorrenza sleale all'operaio, all'agricoltore e al lavoratore, preferisco premiare il merito, premiare chi... E la cosa bella è che io non ne ho trovato uno comunque, né in Molise né in questi giorni di giri, non ne ho trovato uno che mi dice Salvini pagami per stare a casa. Tutti mi dicono aiutami a lavorare, aiutami a trovare un lavoro, aiutami a riaprire il negozio che mi ha lasciato mio nonno, perché c'è anche questo problema che la tassazione folle sugli immobili. Io venendo qua ho visto delle case stupende, delle cascine stupende, alcune che però stanno crollando su se stesse, perché una volta era una fortuna. Quando il nonno o il papà morendo ti lasciavano qualcosa, ti lasciavano un appartamento, ti lasciavano una cascina. Adesso se il nonno ti lascia qualcosa è una sfiga tremenda, perché non la vendi, non ci fai niente, ci paghi 10.000 euro di tasse all'anno. E quindi devi sperare che nessuno ti lasci niente, perché altrimenti sei rovinato. Uno Stato che tassa la povertà o le eredità è uno Stato che evidentemente non va lontano. Quindi ho parlato anche troppo, vi ringrazio anche perché oggi giro in lungo e in largo, poi ci torno giovedì. Il voto, e chiudo con questa riflessione rispondendo ai giornalisti, il voto vostro domenica in Molise è importante per voi, è importante per i molisani. È chiaro che se in Molise domenica, in Friuli domenica prossima, verrà premiata la forza, il coraggio e le battaglie della Lega, io sono convinto che anche grazie al voto dei molisani e dei friulani
nell'arco di 15 giorni chi deve capire capisce e il governo comincia a fare, comincia a lavorare senza perdere altro tempo. In bocca al lupo, viva Montenero, viva la Lega e grazie. Permettetemi solo questa riflessione. Io non avrei mai pensato solo 3 o 4 anni fa, e sfido anche chiunque di voi a pensare 3 o 4 anni fa, che se mi avessero detto ma che tu un lunedì pomeriggio di aprile sarai in piazza Montenero a sentire Salvini, voi come avreste reagito? Ma neanche a me se avessero detto ma che tu vai su un palco a Montenero davanti a centinaia di persone a parlare del futuro del Molise, ho detto io. E invece quando mi hanno eletto segretario della Lega l'ho ritenuto come un mio dovere, come una mia missione, non occuparmi solo di casa mia, della mia Milano, della mia Lombardia, delle zone dove la Lega è nata e dove governa da 30 anni, ma la mia battaglia è portare a tutta Italia, senza distinzione da nord a sud, la stessa possibilità di cambiamento. E quindi per me essere qua in mezzo a voi è un'emozione particolare, quindi vi dico grazie per la fiducia che ci avete dato e che vedrò assolutamente di meritare con i fatti e non con le parole. Grazie di cuore. Matteo, sei un giovane che vuole farti una domanda. Prego. Ragazzo, a piacere, Gianluigi. Parla. Sì, allora, cioè, so che non sarebbero domande da fare durante un comizio, ma nel piano elettorale che è stato stipulato con la Lega, dalla Lega, era previsto la flat tax, sì. Okay? Bene, la flat tax, lei ha parlato per esempio ora di incentivare la sanità, incentivare il turismo, la flat tax, si è parlato di una percentuale intorno al 24%, 15, del 15% c'è un... Il principale problema che mi viene in mente è dove li prendiamo i soldi per incentivare tutte queste attività che ha promesso. Io non sono qui per fare il provocatore, però ho Comunque le domande che mi vengono. Cioè, naturalmente, chi meglio di un giovane ci tiene al proprio futuro, voglio dire. Quanti anni hai? Io 15, sono giovane. Un applauso. Hai l'età di mio figlio e non mi ha mai fatto una domanda sulla flat tax. È meglio, io e mio figlio parliamo del Milan, quindi è meglio. Visti i tempi che corrono, parliamo di flat tax. Che è meglio. No. Ovunque abbiano applicato una riduzione delle tasse, flat tax significa tassa piatta, tassa unica, pagare meno per pagare tutti. Per intenderci, i paesi di cui parlavo prima, in Albania il 10%, in Romania e in Ungheria il 16%. Qual è il risultato che hanno ottenuto laddove l'hanno applicata? Adesso c'è una curva, se non sbaglio, non sì, mi ricordo come si chiama. Curva di Laffer. Adesso chi è qua in piazza paga, se paga le tasse, non voglio saperlo, non mi interessa. Chi è qua in piazza paga, chi lavora in proprio, quindi liberi professionisti, artigiani, commercianti, imprenditori, pagano non meno del 65%. Altri 68, 70, chi offre di più? 70, c'è gente che paga anche il 73 se tra locali e nazionali, quindi chi lavora del suo versa allo Stato più dei 2/3 di quello che fai, quindi è un disincentivo a crescere in fatturato e in operosità. Gli altri pagano il 30, il 40, poi dipende deduzioni e detrazioni. Qual è il ragionamento che facciamo noi? Che l'unico modo per combattere l'evasione fiscale, che in Italia è alta, ovunque, è rendere conveniente pagare le tasse. Perché è chiaro che se tu a un cittadino chiedi il 40%, il 50%, il 60%, se può ti frega. E allora con la fattura è 1000 e senza fattura è 700. E allora siccome io la fattura non la scarico, secondo te pago 1700. Moralmente devo pagare 1000 facendomi fare la fattura perché così rispetto le regole, eccetera, eccetera. In molti casi uno può essere tentato di dire ci guadagni tu, ci guadagno io, fotto lo Stato, chi si è visto si è visto. Ecco. Siccome questa tentazione c'è, l'unico modo per combatterla è abbassare la pretesa dello Stato. Ovunque l'abbiano applicato, cos'è successo? Hai un buco nel primo anno, perché nel primo anno ti devi mettere a regola e noi abbiamo pensato di risolverlo chiudendo tutte le cartelle esattoriali che ci sono fra Equitalia e gli italiani, che sono più di 10 milioni sotto i 100.000 euro. C'è gente che con una cartella esattoriale di 30.000 euro è rovinata a vita,
non ha il conto corrente, non ha il bancomat e deve lavorare in nero senza poter versare neanche un centesimo di euro. Io chiudo tutti i contenziosi fra cittadini ed Equitalia di persone che hanno fatto la dichiarazione dei redditi ma non sono riuscite a pagare, quindi non sto parlando di quelli che non hanno mai fatto la dichiarazione dei redditi nella loro vita, di quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi ma alla fine dell'anno non avevano quello che dovevano pagare e sono rovinati perché lo Stato li fotte e chi si è visto si è visto. Con quei soldi io avvio la flat tax, la scommessa è che abbasso pesantemente l'evasione fiscale, perché se ti chiedo il 15% è tua convenienza correre a pagare le tasse, assolutamente, quindi pagherebbero di meno ma pagherebbero tutti, allora sì che un evasore che evade anche il 15% come negli Stati Uniti lo metto in galera e butto via la chiave perché vuol dire che mi sta prendendo in giro e quindi ci sarebbe un atteggiamento più serio e severo. E l'obiettivo è che col 15% le aziende che adesso stanno chiudendo in Italia per andare in Romania, in Croazia, in Slovenia, in Austria, in Bulgaria o nel resto del mondo, tornano qua. Perché in Italia si vive meglio, si mangia meglio, si beve meglio, con una giustizia che funziona, con un po' meno burocrazia, un po' meno tasse, le aziende straniere fanno la gara a venire in Italia e questo significa nuovi posti di lavoro. Conto di farlo il prima possibile per smentire tutti quelli, non tu ovviamente, tutti i geni alla Mario Monti o alla Elsa Fornero che dicono che non si può. L'Italia è il paese più bello del mondo dove vivere, dove fare impresa, se abbassi le tasse tagli la burocrazia. Ne sono straconvinto e non vedo l'ora di farlo. E ti ringrazio per la domanda. Se qualcuno vuole fare una foto? Lui! Aspetta, già che mi trovo, guarda. Beh, da dietro, ti sale da dietro. Allora, Matteo. Matteo, chi è che te la fa la foto? Non lo so, aspetta, ci sta. Qua il telefono. Gira la mano, Matteo. Sono saggio della mano. Facciamo da sopra. Chi è? Lui? Ti chiami? In bocca al lupo. Wow. Male. Per chi? No, per me. Ti ammazzerei. Luigi, puoi fare una foto?